Ciao, ciao a tutti, eccomi finalmente con un nuovo tutorial e il tutorial prevede la realizzazione di questo orecchino, eccolo qua, con Super Duo, Cipollotti e Rocaille di due misure. L'ho fatto in questa colorazione, qui, anche in questa viola, e per il tutorial ho utilizzato questo colore blu. Allora, vi spiego. Noterete che c'è una differenza, questo qui è più aperto, quindi sembra più grande, quest'altro invece sembra più piccolo, perché nel tutorial io ho pensato bene e poi insomma ho notato che c'è questa differenza, che nell'ultimo giro io inserisco le Rocal 15.0 per tutto il giro, poi vedrete nel tutorial insomma che vi mostro. Invece ho pensato di fare questo passaggio solo in questo punto qua, laterale ai cipollotti, e quest'altro punto qua sotto, non facendolo poi in questi due lati. E ovviamente facendo questa cosa è successo che nel passare da questo lato a quest'altro con il filo tirando le super due si sono avvicinate e quindi il lavoro è venuto più stretto e quindi più piccolo. In questo caso qui, avendo le Rocaille 15.0 per tutto il giro il lavoro è venuto un po' più largo. Ora, se a voi fa piacere farlo in questo modo, semplicemente fate questo passaggio che io faccio in questi punti anche tutto intorno. Se invece volete questo effetto qua, semplicemente seguite come io vi mostro nel tutorial. Un'altra cosa che vi voglio dire è che io quando ho fatto la solina qui, poi lo spiego anche durante il percorso del tutorial, in questo caso io avevo fatto un primo passaggio inserendo 3 Rocaille, già lo dico pure nel tutorial, però voglio sottolinearlo anche qui perché così vi organizzate prima. Faccio un primo giro e metto 3 Rocaille, il secondo ne metto 5. Qua invece ho fatto direttamente 5 Rocaille, quindi la solina è venuta un po' più piccola rispetto a questa. Quindi anche in questo caso, se quando arrivate qua vedete che io metto 5 Rocaille, voi ne volete volete farlo più largo la solina, o ne mettete direttamente 7 oppure fate due giri mettendo prima 3 e poi 5, come ho fatto in questo caso. Ok, l'ho voluto dire prima così siete preparate e quando arrivate in questo punto della lavorazione sapete quello che dovete fare. Ok, ho detto tutto, adesso parto con il tutorial, vi mostro prima il materiale e poi come si deve fare questo orecchino. Allora, ecco qui pronto il materiale per questo tutorial. Iniziando da questo lato ci sono i cipollotti 3x4 mm, le Super Duo, in questo caso colore blu, poi ci sono le Rocaille 8.0 e le Rocaille 15.0, due monachelle, l'ago io uso quello della John James, il numero 10, e il filo in questo caso sto usando quello della Miyuki, ma potete usare anche altri fili di tessitura. Ok, iniziamo il tutorial. Allora, ho già inserito sul filo 8 Super Duo e 8 Rocaille 8.0 alternandole tra loro. Ho portato le perline alla fine del filo in questo modo. Ecco qua c'è l'altro cavo e adesso prendo le perline, faccio in questo modo, le giro a cerchio ed entro con l'ago attraverso tutte le perline dal lato inverso. E faccio questa operazione con la videocamera spenta, l'ho voluto solo mostrare. Allora, io ho fatto il giro con l'ago all'interno delle perline. In questo punto vado a fare due nodini. Ecco qua. Il primo nodino e stringo, poi ne faccio un altro. A questo punto, per fissare il nodino, io entro con l'ago nelle perline e tiro in modo che il nodino va a fissarsi, ecco, viene tirato all'interno. In questo modo posso tagliare questa parte senza che si possa riaprire di nuovo il nodino. Allora, per proseguire, io adesso esco da una Super Duo e rientro sempre nella stessa Super Duo dal foro superiore. Adesso andiamo a inserire per tutto il giro i cipollotti 3x4 mm, così.
tutto il giro. In questo modo. Proseguo senza telecamera accesa. Ecco che ho completato questo giro e adesso per proseguire dobbiamo uscire da un cipollotto e inserire sul lago. Io già l'ho fatto 5 rocaille 15-0 e inserire l'ago nel cipollotto che viene subito dopo. In questo modo si andrà a formare questo archetto, questa punta sulle super duo. Faccio di nuovo la stessa cosa, inserisco 5 rocaille e poi vado nel cipollotto che viene dopo. Ecco, e si formeranno appunto questi archetti per tutto il giro. Ecco qui terminato anche questo giro e adesso per proseguire usciamo con il filo dalla terza rocaille delle 5 rocaille 15-0 e vado a inserire sul lago 3 super duo. E per proseguire entro sempre nella rocaille centrale delle 5 e posiziono le super duo in questo modo qui. E bisogna fare questo passaggio per tutto il giro. Io adesso ne faccio giusto un altro per mostrarvelo e poi spengo la videocamera. Ecco qui. Qua terminato anche questo passaggio, questo giro. E per fissare bene le super duo io sono andata comunque all'interno delle super duo per un po' in modo da fissare bene questo giro di super duo. Ecco qui che si è creato pure questo effetto bombato proprio perché ho tirato il filo all'interno e sono rientrata per far sì che insomma si fissassero bene questa parte di lavoro. Per proseguire io adesso devo salire nel foro superiore della super duo. Invece di salire qua, perché poi si sarebbe allargato questo punto, sono salita in questo punto qua, cioè ancora devo salire. Mi sono posizionata nella prima super duo delle tre, del gruppetto di tre, e quindi entro nella super duo, entro anche in quella che viene dopo, perché in questo punto io non devo mettere nulla. Si devono fissare tra loro in questo modo. Invece in quella che viene dopo io vado a mettere una super duo. Poi ne metto anche un'altra in quella dopo e dentro anche in quella che viene subito dopo ed è quella che fa parte del gruppo che viene dopo, insomma, mi spiego meglio. In pratica, una volta entrata qui, io in questo punto non metto nulla, nel gruppetto di tre vado a inserire due super duo in questi due spazi. E di nuovo qua non inserisco nulla e faccio la stessa cosa per tutto il giro. Adesso metto giusto in questo punto qua per far vedere. Quindi una super duo la inserisco qui, ecco qua. Un'altra la metto subito dopo ed entro anche in quella che viene dopo perché qui non ci va nulla. E c'ho le super, cioè le 15-0 che mi stanno volando. Adesso le sistemo un attimino sul tavolo. Va bene. Allora, facciamo questo per tutto il giro. Ecco qui ho terminato anche questo passaggio e adesso girandolo da questo lato il risultato è questo. E per proseguire io esco. Allora, questo è il gruppetto di tre che abbiamo messo prima. Qui abbiamo messo le due super duo e io esco dalla seconda in questo punto qua dove mi trovo qua sotto anche la punta delle 5 rocaille 15-0. A questo punto io inserisco altre 5 rocaille 15-0. Un attimo che non l'avevo preparate prima. E vado a entrare con l'ago nella punta che si trova qua sotto, in questo punto qua. Troppi punti ho detto. Vabbè. Allora, il filo si è. Ecco qua. E si fisseranno così le rocaille in questo modo qui. Adesso prendo altre 5 rocaille 15-0, 3, 4 e 5, eccole qua, ed entro nell'altra super duo che si trova di qua. Così.
qua, e si creerà questo passaggio qui, in questo punto. Allora, qui non metto nulla e quindi vado avanti tra le super due, entro qui e di nuovo qui. In pratica dobbiamo fare questa cosa nel punto dove ci sono le due super duo collegate senza niente all'interno e dove si trova la punta di queste 5 rocaille. Quindi una volta arrivati qui inseriamo di nuovo 5 rocaille, 15, 0, 2, 3, 4 e 5. Entro di nuovo in questa punta, ecco qua, e poi di nuovo altre 5 rocaille, 2, 3, 4 e 5, ed entro nella parte sottostante, nel foro sottostante di questa super duo, tiro e si fa di nuovo questo motivetto, diciamo, questo passaggio, ecco, motivetto non c'entra niente. Ok, io adesso proseguo con la videocamera spenta e vediamo poi il risultato finale. Allora, ho terminato anche questo giro, il risultato è questo. E adesso per proseguire io mi trovo in questo punto delle super duo, dove ci sono le due super duo vicine. E entro nella parte superiore della super duo. Nel frattempo ho cambiato anche il filo perché era terminato e quindi un po' più lungo. Vabbè, allora, noi ci dobbiamo trovare in questo spazio qui per proseguire, dove ci sono, ecco, queste rocaille in questo modo. E qui io andrò a mettere, a inserire, allora lo metto prima, ecco qua, un cipollotto, una rocaille 15-0 e un altro cipollotto, ed entro in questa super duo che viene subito dopo e si posizioneranno i cipollotti in questo modo. In questo spazio qui invece vado a inserire una rocaille 8-0 in questo modo, così. E man mano che io proseguo il filo lo tengo bello tirato in modo da far venire l'effetto bombato. Di nuovo una cipollotto, una rocaille 15-0, un cipollotto dentro in questa super duo e di nuovo in questo spazio più piccolo vado a inserire una rocaille 8-0, così. E dobbiamo fare questo lavoro per tutto il giro. Ecco qui, ho fatto anche questo giro e questo è il risultato. A questo punto io nell'orecchino che ho fatto originale, diciamo il primo, ho fatto un giro di rocaille 15-0, 3 rocaille in questi punti qua. Qui, qui e anche qui, insomma tutto il giro per poi proseguire e fare insomma la parte finale. Questa volta io voglio fare che metterò queste tre rocaille 15-0 solo nelle due punte, quindi qua e qua. Ora io mi trovo qui, voi potete trovare qui la stessa cosa perché comunque tutto è iniziare da una parte, insomma. Io inserisco adesso tre rocaille 15-0, sto uscendo da una 8-0, ecco, entro nel cipollotto e vado a inserire in questo punto delle rocaille 15-0. Poi esco da quest'altro cipollotto e inserisco altre tre rocaille in questo punto qui. Ecco qua. A questo punto io vado anche dall'altro lato, da questo lato qui, e vado a fare la stessa cosa in questo punto qui e in questo punto qui. Allora, ho fatto il lavoretto che vi dicevo prima, quindi ero qui. Avevo già inserito le tre rocaille da questo lato e da quest'altro, sono andata anche da quest'altro lato e l'ho inserito in questi due punti. Sono rientrata di nuovo con l'ago da quest'altro lato perché adesso, uscendo dalla rocaille centrale delle tre che ho inserito prima, inserisco sull'ago una rocaille, un cipollotto, una rocaille, di nuovo un cipollotto e una rocaille
ed entro nella locale centrale che ho messo da quest'altra parte dove ci sono le tre locali 15-0 e tiro il filo. Andranno a posizionarsi in questo modo i cipollotti. Faccio la stessa cosa anche da quest'altra parte. Ecco qui ho fatto questo passaggio anche sotto, sono rientrata di nuovo da quest'altro lato e adesso io mi trovo a uscire dal primo cipollotto perché vado a fare la solina che poi mi servirà per inserirci la monachella. Quindi metto 5 rocaille 15-0 e entro in questo modo. E formo la solina. Eccola qui. Ora, prima di arrivare da quest'altro lato, io devo fare questo lavoretto qua, questo che sta qua dietro, perché altrimenti gira e rigira si blocca poi il filo all'interno ed è più faticoso, insomma, attraversare le perline. Quindi a questo punto mi faccio prima questo lavoretto qui e poi faccio l'altro. Per fare questo lavoretto io esco anche da quest'altra perlina. Allora, ho girato il lavoro. Ecco qua, sono uscita dalla terza perlina delle tre che abbiamo inserito, che ho inserito prima. A questo punto io inserisco sull'ago 5 rocaille 15-0, 3, 4 e 5 e vado da quest'altro lato ed entro dall'ultima rocaille 15-0. Vediamo se riesco subito. Sì, ok. Entro qua da queste altre perline, poi magari sistemo dopo, perché vado a tirare e a creare questo effetto così qua dietro. Quindi entro anche nell'ultima perlina perché non ero entrata in tutte. In questo modo, facendo questo giro, rafforzo anche la solina che mi serve per metterci la monachella. Ecco qua, rientro attraverso tutte le perline, faccio un altro giro, così fisso bene questo punto. Per tenere, fare, insomma, tirare bene, per far stringere questo punto, tirare bene il filo, stando attenti a non passare troppo vicino al cipollotto con il filo perché si potrebbe spezzare. Quindi facciamo di nuovo così. Tengo bene stretto questo punto, faccio di nuovo questo giro nelle perline. Ahia, mi sono punta. Però non molto, perché altrimenti sarebbe uscito il sangue. Wow. Ok. E a questo punto io sto facendo proprio tutto il giro, ho fissato bene questo punto qui e adesso io faccio il giro, entro nelle perline e vado da quest'altro lato. Allora, sono arrivata anche da quest'altra parte, vi immagino quando poi farete voi questo lavoro quante me ne direte, perché facendo sti giri a un certo punto diventa più difficoltoso passarci all'interno, quindi immagino a quante me ne direte. Vabbè, in ogni caso, piano piano, insomma, si riesce a spostarsi. Io sono arrivata in questo punto qui e qui vado a inserire invece di 5, ne inserisco 3. Anzi, io penso che lo dirò già prima e lo metterò scritto che qui forse è meglio metterne 7 invece di 5 perché il forellino qua è molto piccolino, quindi se avete letto prima, sicuramente avrete messo 7 invece di 5, lo dirò anche sicuramente nell'intro. Allora, a questo punto ho inserito 3 rocaille in questo punto qui per fare la codina, diciamo, di questo lavoro e vado in questo caso ad uscire. Un attimo che mi inserisco dalla rocaille 80. Ecco qua. In questo punto qui io inserirò 7 rocaille invece di 5 come ho fatto dall'altro lato, quindi 3, 4, 5, 6 e 7 ed entro
nella rocaille 8-0 nel senso inverso da quest'altro lato. Cioè, lo spazio non c'è più perché poi tira, 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 giustamente, perché a me piace il lavoro bello rigido. E quindi ecco qua. Tiriamo. E nel tirare, ecco, si crea questo effetto così. Poi lo andremo a sistemare dopo. Io tengo stretto ancora perché devo fare il passaggio ancora, insomma, per fissare. Ecco qua. E faccio la stessa cosa che ho fatto dall'altro lato, quindi entro in tutte le perline, se ci riesco. Tiro. Sto urtando sulle pareti della lightbox. Allora, ecco qua. E tiro in modo da fissare, ma ormai il filo si è talmente, cioè nelle perline c'è talmente poco spazio che è difficile, insomma, fare sta cosa. Vabbè, per quello che si riesce, insomma, ecco qua. Io mi sono spostata. Vabbè, faccio questo ulteriore giro senza la videocamera, altrimenti è un macello, e vi faccio vedere il lavoro finale. Il lavoro terminato, voglio dire. Allora, io alla fine, anche con 5 rocaille qua sopra, sono riuscita a inserirci la monachella, quindi le scegliete voi, o 5 o 7, perché in questo caso qui io avevo fatto due giri. Avevo fatto prima 3 e poi 5, invece qua ho fatto esattamente 5 senza inserire le prime 3 ed è venuto un po' più stretto, però comunque mi piace lo stesso. Schiacciamo un pochettino finché non si, ecco, sistemi la forma, però è proprio carino, mi piace. Eccolo qua, il lavoro terminato. Io spero di essere stata chiara anche in questo tutorial, spero di avermi fatto cosa gradita, insomma, per quanto riguarda questo tutorial. E adesso mi rimetto subito al lavoro per fare qualcos'altro. Un abbraccio a tutti, a tutte le persone che si iscrivono a questo canale e anche a chi mi continua a seguire. E, ok, un bacio e al prossimo video. Ciao! Ecco qua, io ho anche proseguito, cioè stavo qui, ho proseguito per poi a un certo punto tagliare il filo, l'ho fissato all'interno della lavorazione. E ovviamente adesso noi schiacciamo un pochettino per creare l'effetto giusto dell'orecchino. È abbastanza rigido, perché poi passa di qua, passa di là. E anche non inserendo le perline laterali è carino. Adesso ci metto pure la monachella e vediamo, insomma, il lavoro terminato.